48 frane in 5 giorni, questo è il bollettino aggiornato dei danni subiti dal territorio abruzzese dopo l'ondata di maltempo della scorsa settimana. La situazione del Teramano credo che sia quella più macroscopica, ma anche provincia di Pescara, provincia di Chieri sta lentamente rientrando, ma nell'area di Città Sant'Angelo, Vestire, insomma, sono ancora delle zone ancora senza acqua. Stavo poc'anzi al telefono con alcuni sindaci dell'area Vestina che ancora ieri erano senza acqua per sapere se erano così in condizioni di poter rispondere ai cittadini in maniera più puntuale. Restano ancora interruzioni inerenti alla fornitura di energia elettrica e poi a questa si è aggiunta anche quella della fornitura dell'acqua che aggrava la situazione. Si dovrebbe tornare non alla normalità ma al riallaccio delle utenze entro la giornata di oggi attraverso però dei generatori che Enel sta mettendo a disposizione nel corso delle ore e anche noi come Protezione Civile regionale e nazionale, diversi siamo andati a prenderli a Roma. Una corsa contro il tempo per cercare di raggiungere ogni diversa zona colpita da frane, smottamenti e danni che ha obbligato a far evacuare numerose abitazioni, 600 gli uomini dell'Enel sparsi sul territorio, anche se resta ancora aperta la polemica sull'intervento tempestivo che in tante zone è mancato. Purtroppo ecco, questa situazione, soprattutto a livello informativo, da parte di Enel non è stata così tempestiva come il caso avrebbe richiesto e come noi abbiamo sollecitato fin dalle prime ore.